Noi siamo gli Outer Birds e siamo un trio. Quelli italiani. Quelli italiani. Gli Outer Birds italiani. Perché c'è un gruppo. C'è un gruppo francese. Siamo che fanno musica elettronica, non no, voglio recitare. Che fanno musica elettronica, mentre noi invece facciamo un pop con influenze di vario genere. Quindi non sappiamo definire. Pop. Non sappiamo definire il nostro genere, comunque siamo gli Outer Birds. Cosa significa fare musica per noi? La voglio sentire perché io non saprei cosa rispondere. Eh no, infatti è una domanda molto difficile in realtà, se ci pensi. Cioè come fai a non dire una stronzata? Non lo so, io dico solo stronzata. No, ma no, non tu, io dicevo in generale, è difficile non dire una stronzata. Fare musica significa suonare sul palco, almeno per quanto ci riguarda. Cioè ci piace talmente tanto suonare sul palco, che quindi suoniamo per suonare sul palco e non ci riusciamo. E quindi continuiamo a suonare. Quindi, giusto. Noi rincorriamo il nostro sogno di suonare su un palco, ci capita molto di rado perché poi siamo dei pigri stronzi, però questa cosa alimenta una sorta di moto perpetuo di una band che va avanti da 7 anni, incredibilmente, che tra un po' fa i figli, però continuiamo a suonare. Sì, giusto, e comunque la necessità fare musica. Basta. Cos'è una canzone per noi? Una canzone per noi è un qualcosa che si sviluppa dopo il pezzo, cioè noi la canzone la chiamiamo pezzo, cioè se c'è il pezzo vuol dire che ci stanno delle parole, una melodia che funzionano e poi la facciamo diventare una canzone arrangiandola e dandogli un senso compiuto secondo quelli che sono i nostri canoni di ascolto, quindi è considerabile una canzone solamente quando il pezzo, che è quello frutto dell'ispirazione, diventa qualcosa che sia anche, diciamo, come dire, diffondibile a pezzi. Che ne pensiamo di Spaghetti Unplugged? Beh, io l'avevo visto su Facebook un po' più di quanto mi sembra figo. Testimone Fabione, avevo scritto a Fabio: oh, ma che è questa cosa che sta a fare? Mi sembra figo, mi sembra interessante. Mi sembrava figo e sinceramente poi desideravo venirci a suonare, quindi quando Giovanni ci ha invitato, sì, è stato cioccolato, come si dice di questi tempi. Very good, la pasta non l'ho assaggiata ancora, però. Manco io, però mi sembrava un filo un po' troppo aglio, perché ho sentito delle fiatelle veramente tanti, ragazzi. Sì, infatti così proprio, cioè così è impossibile procreare con dentro. Cosa abbiamo bevuto stasera? In pratica la mia vodka. Io sono arrivato, ho ordinato una birra e credo Lollo anche una birra e lui, Marco, ha ordinato una vodka che però poi non mi andava perché essendo un pesce piccolo, diciamo, gli creava un po' di beneflusso gastrico. Esatto, e quindi me l'ha mollata. Quindi io una birra e una vodka, lui niente. Io niente. E quell'altro non lo so perché l'abbiamo perso ormai da subito. No, beh, sì, Lollo potremmo iniziare adesso la domanda. Cioè, esatto, se volete sapere cosa ha bevuto Lollo, probabilmente è una lista un po' lunga, bisognerà fare una seconda